E ben trovati a TG Porco. Come sapete, la settimana politica è stata caratterizzata dalla crisi all'interno del PD, accentuata dalla probabile e imminente sconfitta in Sicilia, dove oltretutto, se vincerà il candidato Fava, candidato dell'MDP alla sinistra del PD, aprirebbe la strada a Grasso, che potrebbe alle politiche portare via ancora molti voti al Scusa Venezia, PD. Devo fare il mio servizio qui, Mara Ventura, l'inviata gratis da Montecitorio. Mara, grazie tesoro, ma come vedi il paese è sull'orlo del baratro, nessuno fa pressione sui giornalisti, non abbiamo bisogno della controinformazione, le notizie posso darle tranquillamente, io le stavo dando per la... Ma davvero? Ma hai detto pure che nel PD c'è il panico? Che sono convinti che il treno Renzi li porterà a sbattere? L'ho detto con un tono più consono al mio ruolo, ma l'ho detto, gli spettatori possono testimoniare, se non ci credi, Mara. E hai detto pure che se vincerà Fava si parlerà presto di modello Fava, ed è facile prevedere che sui social fioccheranno le battute coi doppi sensi. Mara, adesso anche i doppi sensi da bagaglino, questo si è ridotta alla controinformazione, ma fammi il piacere, la verità è che voi siete arrabbiati perché lavorate a gratis, questo vi rende aggressivi, ma il TG Porco ha da tempo detto no all'odio, il collegamento è chiuso, ma ci sarei arrivata anch'io effettivamente nelle prossime settimane, probabilmente saremo costretti ad utilizzare più volte l'espressione modello Fava, ma mi fanno segno che è arrivata una notizia che potrebbe rappresentare una svolta all'interno della crisi del PD, il treno di Renzi sarebbe stato dirottato, non sappiamo ancora chi siano i dirottatori, anzi siamo in collegamento, già in grado di collegarci con i dirottatori, scopriamo insieme a voi chi... Ministro Fedeli, ma è lei che ha dirottato il treno? Senta, non riuscirebbe proprio a chiamarmi ministra? Cioè, c'è qualche impedimento, qualcosa che magari non lo fa riuscire a fare questa cosa di chiamarmi ministra, se è una cosa che proprio le dà fastidio? Ministra, certamente, ma cosa sta facendo? Dove sta portando il treno di Renzi, ministra? Non lo so, va bene? Ho avuto un attacco di panico perché ho visto Franceschini che vomitava e ho detto dobbiamo fare qualcosa e allora ho dirottato la locomotiva, ecco, perché non sapevo cosa fare, ecco. Franceschini vomitava sul treno? La Finocchiaro ha vomitato, vomitano tutti, l'odore non le dico, è il panico, siamo guidati da un pazzo, ce ne stiamo rendendo conto, Renzi che pensa di prendere il 40%, più lo insultano tutte le stazioni, dove ci fermiamo, più lui si esalta, convinto di vincere, ecco, però io i conti li so fare anche se le scuole non le ho fatte, anche se magari i conti li faccio con l'aiuto del cellulare, che secondo me non c'è assolutamente niente di male, mi scusi, un momento perché vedo che siamo arrivati a Parma, allora siccome io voglio andare a Palermo mi domando se le città sono in ordine alfabetico, come credo che sia, non vuol dire che Palermo l'abbiamo quindi già passata. Ministra, non sono in ordine alfabetico e Parma è molto lontana da Palermo, lo sanno anche i bambini dell'asilo. Ma lei l'asilo l'ha fatto? Sì, l'ho fatto proprio subito dopo l'università, penso un po', proprio attaccato. Certamente. Senta, ministra, quindi il piano sarebbe costringere Renzi a mettere la faccia sulla sconfitta in Sicilia in modo che poi sia costretto a fare un passo indietro e lasciare spazio a Gentiloni? Esattamente, la richiesta è questa, da fare a Renzi, brava. E come pensate che risponderà? Io, realisticamente, penso che lui farà il gesto dell'ombrello, è presente quello classico, proprio così, e poi siccome gliel'abbiamo chiesto per vendicarsi, ci impedirà anche di metterci nelle liste in Parlamento, ci distruggerà. Ecco, quindi non mi sembra che sia un gran piano, ministra. Ecco, non c'è un piano, le dico un attacco di panico, questo lo sente lui che bussa fuori, però mi dispiace, adesso glielo dico, Renzi, caro Renzi, se vuoi entrare dentro la locomotiva vieni accompagnato da tuo padre, un padre qualsiasi, beccati questa, meglio se vieni accompagnato da Tiziano Renzi, beccati questa, ecco, perché loro sono convinti. Vede che noi nel PD non abbiamo proprio le palle, come si dice, e scusi però che vedo, scusi, abbiamo possibile, siamo di nuovo a Parma? Siamo sempre a Parma? No, qua c'è qualcosa che non va, forse dobbiamo allora rivedere un pochino gli obiettivi e spostarci sull'obiettivo di minima. Ah, quindi c'è un obiettivo di minima, questo ci conforta, qual è questo obiettivo di minima? C'è un piano di minima,
che consiste nel dire io mi arrendo se però Rinzi mi dà un posto a me e a mio marito nell'esecutivo, un posto nel, come sottosegretario. Mi sono spiegata perché dobbiamo farci capire. Mi sono spiegata a me e a mio marito. E mi sembra un obiettivo già molto più realizzabile. Torneremo a collegarci col ministro Fedeli, a cui voglio, se lo accetta, dare un consiglio. Forse dovrebbe accontentarsi di un posto o per lei o per il marito, perché se è vero che il ministro Fedeli sa leggere e scrivere, che sono qualità veramente straordinarie, questo è davvero un momento molto difficile all'interno del PD, ma fra tanti litiganti c'è un uomo che sta per tornare in auge miracolosamente, inaspettatamente, ed è proprio Silvio Berlusconi, che si accinge a vincere in Sicilia. Ben trovato, presidente. A raggi sulla schiena e rabbia, gioia, si butta in braccio a tutti per la gioia. È pazzo di gioia ed è l'uomo vivo. È pazzo di gioia ed è l'uomo vivo. Sembra davvero molto ottimista Berlusconi sul risultato dell'elezione in Sicilia. Sì, sono traboccante di gioia. Mi stanno per portare in processione, lo sai, mi vogliono toccare. Non ci credono che sono tornato l'unto dal Signore per la seconda volta. Chiamatemi Bisunto. E la chiameremo senz'altro Bisunto. Però i 5 Stelle vi stanno abbastanza attaccati, Berlusconi. Guardi, io con le previsioni si sa che ci prendo abbastanza e le garantisco che quando mi indagano per concorso in strage è segno che sto per trionfare alle elezioni. È matematica, è già successo 3 volte. Senta, Berlusconi, però anche Grillo ha lanciato diversi messaggi alla mafia, ha detto che sono simpatici, che sono più simpatici dei politici, perlomeno perché loro avevano perlomeno un codice d'onore. Non teme la concorrenza? Cosa le devo dire? Io non pretendo assolutamente di essere un esperto di mafia, si sa che i miei rapporti con Rina erano cordiali ma istituzionali. Cosa le devo dire? Non pretendo di insegnare niente a nessuno. Alla domanda se hanno un codice d'onore, devo dirle che sono sicuro che abbiano un codice IBAN, questo sì, nel senso che se non gli arriva il bonifico diventano veramente scontrosi, lo so per esperienza. Scusa Venezia, ma da giornalista penso che sia doveroso avvisare gli spettatori che c'è una sentenza che dice nero su bianco che Berlusconi ha ripetutamente finanziato Cosa Nostra. Mara, il presidente l'aveva appena detto, non c'è bisogno che tu lo sottolinei, l'abbiamo sentito tutti quanti, sei stato assolto, evidentemente fare diversamente a Cosa Nostra non è un reato. Ah, certo, naturalmente. Voglio anche far presente che oltre Cosa Nostra, Berlusconi deve versare un sacco di soldi a Veronica Lario, deve mantenere tutte le oggettine, perché adesso c'è il processo e se parlano è rovinato, quindi le spese di fisse di Berlusconi sono sempre molto alte. Se torna al governo è facile prevedere che tornerà a occuparsi semplicemente degli affaracci suoi. Vorrei anche aggiungere qualcosa sulle liste degli impresentabili di Forza Italia in Sicilia, che sono tantissimi. Berlusconi si è difeso dicendo tanto i cittadini se non vogliono possono non votarli. Peccato che gli impresentabili stanno là evidentemente proprio per portare i voti in modo impresentabile, quindi ancora una volta Silvio Berlusconi sta agendo completamente al di fuori dalle regole democratiche. Da Montecitorio è tutto, la vostra inviata a gratis, Mara Ventura. Ecco, grazie Mara, ci scusi presidente, ma è la politica dell'azienda, assumono inviati a gratis che poi si sentono autorizzati per questo motivo ad adottare atteggiamenti davvero irresponsabili. Però una domanda sugli impresentabili gliel'avrei fatta anch'io, perché sono davvero moltissimi gli impresentabili che sono davvero impresentabili, ma veramente pesantemente impresentabili nelle vostre liste. Silvio Berlusconi, cosa da dire? Ma la signorina ha perfettamente ragione. Non è detto che se una persona ha la fedina penale pulita sia una brava persona. Guardi il mio caso. Adesso mi hanno anche prescritto per aver corrotto dei senatori. C'è una sentenza, nero su bianco, vergogna! E se la Merkel mi fa sciogliere a Strasburgo e torno ricandidabile, che faccio? Mi ricandido? Non è possibile! Prometto che se vinco le elezioni cambierò questa legge assurda. Tate! Graviano dice tadon. Graviano dice tadon. Graviano dice che io sono un rinnegato, che ho rotto tutti quanti i ponti con lo Stato. Rinnegato, tu sei un rinnegato, non ti conosciamo più. Prima Capossela, poi Bennato, veramente su di giri il nostro presidente. Ma ci tolga una curiosità, come ha fatto a ricucire con la Merkel dopo che l'aveva chiamata
culona inchiamabile. Ma guarda, è molto semplice. Spesso nelle intercettazioni si estrapola una frase e non si ha contezza del contesto. Ho fatto sentire alla Merkel l'intercettazione per intero, le ho fatto notare che in quella stessa telefonata io scartavo anche Emanuele Arcuri, e quando ha sentito che non mi piaceva nemmeno l'Arcuri si è un po' tirata su, ha detto vabbè, allora non è colpa mia, insomma sono i suoi standard che sono molto alti, il suo amor proprio si è curato e siamo tornati vecchi amici. Ecco, bene, tutto è bene. Ma dove la stanno portando, presidente? Mi portano in processione, mi vogliono toccare, mi vogliono abbracciare. E pazzo di gioia, ed è l'uomo vivo. E pazzo di gioia. Ebbene, salutiamo Silvio Berlusconi e salutiamo anche i nostri spettatori. Siamo arrivati alla fine, no, scusate, c'è un altro collegamento con la dirottatrice, ministra Fedeli. Ministra Fedeli, come va? Guardi, grande successo, tutto bene, adesso abbiamo messo il navigatore e ci stiamo dirigendo sul ponte per lo stretto di Messina. No, sta scherzando, non è mai stato fatto il ponte sullo stretto? Sì, è stato fatto, ho letto con i miei occhi che è stato fatto, a meno che lei non mi stia dicendo che è una fake news anche questa, però sarebbe una cosa molto grave, perché significherebbe mettere in giro delle voci false che poi la gente magari si sbaglia e magari si fa anche fake news. Ci torneremo presto, ma è venuto davvero il momento di salutarci con un'ultima notizia. Come sapete, i renzianissimi hanno di nuovo attaccato Gentiloni perché non ha rinnovato i bonus. Bebè, la posizione dei renzianissimi è chiara e trasparente: non si tolgono i bonus prima delle elezioni, i bonus si tolgono dopo, semmai. Per questa edizione è tutto, ci vediamo alla prossima edizione del TG Porco. Scarica l'app, vai su iloft.it e abbonati.